video. Ciao a tutti quelli che si sono collegati adesso. Grande chicca, brava che hai fatto la mobility, stai meglio? Mobility super bello. Grandi, provatelo tutti il video sulla mobility, come dicevo prima, o su YouTube o su Instagram, su IGTV. Ciao Steffi, sei pronta? No, Liz, dai, alzati dal divano che facciamo il riscaldamento. Ciao Steffi dalla G. Allora, facciamo così, vediamo quanti siamo, già un bel po'. La Claudia ancora non mi ha chiesto di inserirsi, come dicevo a chi si è unito adesso, lo ripeto, gli altri l'hanno già sentito due volte, è dovuto andare a aprire a un corriere e quindi probabilmente si unirà un po' dopo. Ok, intanto possiamo fare il riscaldamento così non perdiamo tempo, perché sapete che più comunque di un'ora non si può fare la diretta. Quindi iniziamo intanto il riscaldamento, ok? Claudia mi ha appena scritto che lo sta aspettando il corriere e quindi si unisce a noi fra poco, ok? Scaldiamoci, esatto Franci. Allora, mi metto qua, tanto sono a schermo intero per adesso finché non arriva Claudia. Allora, gambe divaricate, leggermente piegate le ginocchia, mani sui gomiti, andiamo a disegnare dei bei cerchi ampi con i gomiti lateralmente. Inspiro dal naso quando salgo, fuori bene l'aria quando scendo. Inspiro e fuori. Facciamolo lentamente cercando la massima espulsione di movimento. Inspiro e fuori scendo. Ok. Adesso braccio avambraccio 90 gradi, apro e chiudo, senza staccare i gomiti dai fianchi. Ok, inspiro bene, apro e chiudo. Ciao a tutti! Adesso braccio avambraccio 90 gradi, i gomiti sempre in linea con le spalle, scendo giù bene con le braccia senza abbassare i gomiti e vado indietro più possibile. Fuori e inspiro. Alcuni di questi esercizi li trovate anche nel video della mobility che ho messo su YouTube e IGTV. Bene. Ottimo, braccia tese. Inspiro ed espiro. Avanti e indietro, ruoto bene le braccia. Sto qua vicino a vedere se si unisce Claudia, che così l'accetto, perché altrimenti da lontano non vedo. Inspiro, ruota indietro e fuori l'aria. Ok, proseguiamo con il riscaldamento. Claudia si unirà tra pochi minuti. Gambe divaricate, mani sui fianchi, disegno dei bei cerchi ampi con il bacino. Bravi, vai! Andiamo a cercare massima espulsione possibile di movimento. Cambiamo anche il senso del giro. Ottimo, senza piegare le gambe, è solo il busto che gira. Bene, adesso in equilibrio su una gamba, salgo con la gamba piegata, apro e scendo senza appoggiare possibilmente. Chi non riesce a stare in equilibrio si può appoggiare al muro. Sollevo, apro e scendo. Sollevo. Bene, cambiamo gamba, su bene, apro e scendo, aprite più possibile l'anca dietro, vai, teniamo, vai, ancora uno, ottimo, adesso ginocchio al petto, tiro, butto fuori l'aria, inspiro, rilascio, ve lo faccio vedere di lato, tiro, butto fuori, inspiro, rilascio. Tiro e butto fuori, inspiro, rilascio. Vai, andiamo avanti con le ginocchia al petto. Come vi dicevo, Claudia si unirà fra poco, si è collegato adesso, è andata ad aprire un corriere che, fatalità, proprio in questo momento doveva arrivare. Ok, sempre ginocchia al petto. Adesso andiamo dietro, prendiamo il piede, allungo un attimo e rilascio.
cambio gamba, vai, tiro e lascio. Facciamo una bella respirazione anche nel riscaldamento. Ok, gambe divaricate, tese con una gamba piegata, vado avanti col ginocchio, salgo e vado giù dall'altra parte, salgo, scendo, butto fuori l'aria e cerco di allungare bene l'adduttore. Sì, ha fatto la richiesta Claudia oppure no? Salgo, allunghiamo bene, vediamo se ha chiesto di partecipare, vediamo, c'è una domanda addirittura? Per chi ha problemi al ginocchio, che riscaldamento potrebbe fare? Tutti i movimenti senza caricare troppo sull'articolazione, quindi o a terra o magari evitare questi qua dell'equilibrio per non caricare troppo sul ginocchio che fa male. Ok, adesso riscaldiamo le caviglie, punta, tallone all'esterno e torno, punta, tallone all'esterno e torno, vai, punta, tallone all'esterno e torno, bravissimi, siamo pronti a cominciare? Claudia a sto punto è quando arriva si unisce, che abbiamo già iniziato e non farà il riscaldamento. L'avrà fatto sicuramente andando ad aprire il corriere. Ci mettiamo a terra e mobilizziamo i polsi, palmo dorso, le braccia sono tese, vai, dobbiamo sentire leggero fastidio. Adesso lo facciamo con le dita laterali, sempre palmo dorso, ok, benissimo. Allora, ecco qua, Claudia ha chiesto di entrare, eccola qua, aggiungi, così iniziamo giuste. Richieste, aggiungi, in attesa, ecco, dovrebbe adesso apparire. Vi siete, intanto continuate pure a fare un attimo, ecco qua. Ci ciao Claudia, scusa, figurati, ho spiegato, ormai lo le consegne che arrivano alle 17:45, io vabbè, l'ho spiegato ormai un bel po' di volte, non preoccupate, scusate ragazze, però te pazienza, noi intanto abbiamo fatto il riscaldamento, ho ricevuto cibo, però cibo sano, cibo sano. Pesce, sì, abbiamo portato il pesce, ma non era ordinato, è stato un regalo che mi ha fatto un mio amico e me l'ha detto un quarto d'ora fa. Vabbè, comunque dai, intanto abbiamo fatto il riscaldamento, tu inizi senza riscaldamento, ma come ho detto prima, no problema, andando ad aprire ti sarai già scaldata. Sì, ho fatto le scaldate, lascia stare. Allora, vi faccio vedere i primi tre esercizi, andiamo a lavorare sull'addome. Primo esercizio. Gambe alte, chi ha molta elasticità nella catena posteriore le tiene tese con i piedi a martello, chi non riesce le può tenere piegate. Se avete dei pesi possiamo lavorare con i pesi, salgo e scendo, stacco le scapole, butto fuori l'aria, inspiro, scendo. Chi invece ha problemi al tratto cervicale, mette le mani dietro la nuca, salgo e scendo, inspiro e fuori, ok? Secondo e terzo esercizio sono uguali, solo che devo accavallare prima la gamba sinistra, braccia distese lungo i fianchi, porto le gambe al petto e scendo giù piano piano. È un crunch inverso, però fatto solo con una gamba sull'altra. Inspiro e fuori. Terzo esercizio uguale con l'altra gamba, cioè la destra accavallata. Inspiro, scendo giù lentamente, inspiro e torno, ok? Ok. Quindi come ho detto prima, 20 secondi lavoriamo, 10 secondi riposiamo, 5 giri, non sono pochi, ok? Vedi tu se lo vuoi fare coi pesi o anche senza, visto che non ti sei scaldata Claudia, magari fa la parte libera. Qui. Peso. Pronti? Calziamo la musica? 3, 2,
5 tiri. Pausa. Secondo esercizio. Gamba cavallata, pronti, via. Vai. Va bene Claudia, vai, stai giù con la testa, bene, brava, ottimo, pausa, ricominciamo quello con le gambe alte, anche senza peso, 3, 2, 1, via, fuori l'aria, inspiro, stacchiamo le scapole e torno giù con la testa, si può fare anche con le mani dietro la nuca. Pausa, ottimo, grandi, ricominciamo quello con la gamba cavallata, pronti, via, testa appoggiata a terra, avvicino e torno piano piano, vai, inspiro, inspiro e fuori, 5 secondi ancora, pausa, sciolgo, cambio, alziamo un po' la musica, 3, 2, 1, via con l'altra gamba, vai, ginocchia al petto e torno, inspiro quando avvicino, fuori l'aria quando rilascio, pausa, ultimi due giri, Claudia com'è? Male questi, si sentono, via, gambe alte, dai, ultimi due, gamba cavallata.
5, 4, 3, 2, 1, via! Ma tu, Ambra, non è la ragazza tua amica allenata? Sì, dice lei che brucia, brucia. Ciao Elena, ciao Dani. Allora, adesso per dare un po' riposo alla parte addominale, andiamo a lavorare su gambe, glutei, facciamo un esercizio anche un po' aerobico e braccia. Quindi ci servono i pesetti. Vi faccio vedere i tre esercizi. Facciamo sempre 20 secondi lavoro, 10 secondi riposo per 5 giri. Morta. Ok? Faccio vedere i tre esercizi. Intanto voi riprendetevi. Bevete un goccio d'acqua. Allora, primo esercizio. Abbiamo squat. Scendo. In squat. Rimango giù 3 secondi. 1, 2, 3 e salgo, scendo, 1, 2, 3 e salgo. Claudia, ci sei? Ah, ok. Sì, sì, ci sono, che è uscito un attimo perché mi ha ricevuto una chiamata. Ok, allora, 1, 2, 3 e salgo. Questo è il primo esercizio. Secondo esercizio, senza i pesi, andiamo a fare il jumping jack sul posto. Apro e chiudo braccia e gambe. Terzo esercizio, sempre con i pesetti, abbiamo bicipiti, piego il braccio e lo distendo sopra la testa, ve lo faccio vedere di lato, bicipite e distendo le braccia vicino alle orecchie, scendo piegando, quando vado giù non devo andare indietro a dondolare con le braccia, mi devo fermare col braccio leggermente piegato, piego e salgo, ottimo, siamo pronti? Li ripetiamo sempre 5 volte, ok? Ok. Faccio partire il tempo. Allora, 3, 2, 1, vai con lo squat. Giù, 1, 2, 3, rimango e salgo. 1, 2, 3 e salgo. 1, 2, 3 e salgo. 1, 2, 3 e salgo, pausa, mettiamo giù i pesi e adesso abbiamo il jumping jack, 3, 2, 1, via, vai, 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 grande, brava Claudia, inspiro dal naso fuori dalla bocca, chi ha fiato tenga un bel ritmo. 3, 2, 1, pausa! Adesso prendiamo di nuovo i manubri. Abbiamo bicipiti più distensioni. Pronti? Via! Vai! Piego e distendo, ve lo faccio vedere di lato. Vai! Piego e salgo. Inspiro e butto fuori l'aria. Pausa! Ottimo, ricominciamo col primo che è lo squat. 3, 2, 1, via! Scendo, fermo 3 secondi e salgo. Scendo, 1, 2, 3 e salgo. Vai, 1, 2, 3 e salgo. Te lo faccio vedere di lato. 1, 2, 3 e salgo. Pausa! Ok! Jumping jack! Adesso bravissima! Jumping jack!
duro l'addome, non devo sfanciare quando vado su così, devo tenere il corpo in linea. Pausa, adesso ricominciamo con lo squat, sciogliamo le gambe e le braccia. Sono pronti? Via, vai, fermo, 1, 2, 3 e salgo. 1, 2, 3 e salgo. Bene. 1, 2, 3. Ciao Fede. 2, 3 e salgo. Ottimo, giù i pesi. Claudia, se vuoi ogni tanto vai a vedere se va tutto bene, eh? 3, 2, 1, via. Tutto il sottolineamento mi sta. Tutto ok? Vai, teniamo un bel ritmo di jumping jack. Non mollate. 5 secondi. Sentite che bel sound. Pausa. Bicipiti e distensioni. Pronti? Via. Bicipiti e distensione sopra la testa. Piegate. 3, 2, 1, pausa, teniamo i mani tesi, ultimi 2 giri, 3, 2, 1, via, scendo, 1, 2, 3 e salgo dritto addome e glutei, 1, 2, 3, salgo, vai, 1, 2, 3, salgo, 1, 2, 3, salgo, ultimo, 1, 2, 3, pausa, bravi, di nuovo jumping jack, vai, pronti, via, chi ce la fa, ritmo di musica, bravi, bravi, brava Claudia. Pausa. Di nuovo i pesetti. 3, 2, 1. Via, vai. Bicipiti e salgo. Le braccia vicino alle orecchie. Fuori l'aria, respiro. Brave. 5 secondi. Grande, brava Claudia. Pausa. Ultimo giro con lo squat, partiamo. Pronti? Via. 1, 2, salgo. Ve lo faccio vedere di lato. 1, 2, 3, salgo stringo come i glutei. 2, 3, salgo. 1, 2, 3, salgo. E vai. Pausa. Ok. Di nuovo jumping jack. 3, 2, 1, via. Vai, 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 ritmo, ritmo. 10 secondi, tengo ancora. Dai, 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 pausa. Ultimo. 3, 2, 1, vai. Dai, inspira ed espira. Fuori l'aria, inspiro. Dai, andiamo. 3, 2, 1. Stop. Ottimo. Benissimo. Grandi. Recuperiamo. Inspiro bene dal naso. E
fuori dalla bocca. Se volete bere un attimo, inspiro bene, sciolgo se ho bisogno il collo, le spalle e le gambe. Oh, ci siamo, dai, siamo a metà ma leggermente un po' oltre, perché adesso abbiamo un altro Tabata da 7 minuti e mezzo, come questi, sempre con 3 esercizi, e l'ultimo da 6 minuti in cui andiamo a lavorare sul core, che è la parte centrale del nostro corpo, molto importante da rinforzare. Sono morta, non scrive nessuno. Però stavo pensando a quest'estate, sai che hai detto che io ho detto che la facciamo in casa? Ma in realtà, dai, di sicuro riusciremo ad andare da qualche parte, magari staremo più vicini o sul lago o qui in Italia, però comunque apprezzeremo quello di buono che c'è qua in Italia, che ci sono tantissimi posti belli. Esatto, andate al sud che so che è bello. Sì, esatto. È bello. Allora, vi illustro il terzo Tabata. Come abbiamo scritto nella locandina, servirà una sedia. Io ce l'ho lì dietro, la vedete nera. Ce l'ho qua. Possibilmente non quelle che si piegano, perché non voglio avere sulla coscienza qualcuno, ok? Faremo tutti e tre gli esercizi con la sedia, poi per l'ultimo invece Tabata non serve più la sedia. Allora, sempre lavoriamo 20 secondi, riposiamo 10, sempre 5 giri. Abbiamo primo esercizio con la sedia. Mi metto qua, mi vedete? Sì. Ok. Allora, gambe piegate a 90 gradi, coscia gamba. Le mani al limite della sedia all'esterno. Il sedere proprio sulla punta della sedia. Vado leggermente avanti. Scendo giù piegando i gomiti. Non devo andare lontano col sedere dalla sedia, devo sempre sentire la sedia che mi sfiora la schiena. Ok? Piego le braccia a quello che riesco, non andate giù troppo. Ok? Butto fuori l'aria e distendo. Inspiro, guardo avanti, salgo, butto fuori. Inspiro e fuori. Ok? Questi qua si chiamano dip. Secondo esercizio, abbiamo sempre seduta sulla sedia, però vado anche un po' più indietro col sedere, ok? Slancio con le braccia, vado a fare un salto. Quindi vado, stacco, atterro sulle punte, scendo, mi risiedo. Di nuovo, stacco, non preoccupatevi che non sbatto la testa. Inspiro, ok? Questo è il secondo esercizio. Terzo esercizio abbiamo, è per quello che ho lasciato a terra il tappetino, abbiamo il ponte. Se voi avete la possibilità di mettere la sedia vicino a un muro è meglio, perché così non scivola la sedia, ok? Quindi pancia in su, mettiamo i piedi, i talloni sulla sedia, gambe piegate, braccia lungo i fianchi, sollevo il bacino formando un piano tra cosce e pancia, scendo giù senza appoggiare possibilmente e salgo, strizzo bene i glutei. Scendo e salgo, si sente molto di più il lavoro visto che ho i piedi sollevati rispetto a un ponte normale, ok? Bene, la sedia si vede, tutto a posto, dai. Ottimo, faccio partire il tempo, ci siamo? Tutti con la sedia e il tappetino se lo volete. Iniziamo con i dip, 3, 2, 1, via! Vai, braccia piegate, piego e distendo. Brava Claudia, ottimo, la schiena vicino alla sedia e salgo. Bene. Inspiro e fuori. Pausa. Mi siedo sulla sedia, sciolgo bene. Andiamo con lo squat jump. 3, 2, 1, via! Vai, stacco bene, salgo! State giù col sedere sulla sedia! Pausa! A terra, pancia in su!
due, uno, via col ponte, salgo, corro piano e scendo.
Benissimo. Possiamo mettere da parte la sedia. Ottimo. Non sono sudata, eh. È la luce della telecamera. Ok. Ah no, prima avevo... Ah no, ma infatti adesso siamo a posto, siamo dritte perché... Ok, recuperiamo un attimo, fiato. Da quant'è che è partita la diretta? No, ok, ci siamo. Perché è dopo un'ora che tagliano, vero? Sì. Sì, però è da tanto che è sempre su 92. Ma di persone, dici? No, ma pensavo dei minuti io. Perché sai che dopo un'ora semmai ti tagliano, vabbè, comunque no, ci stiamo dentro. Adesso abbiamo gli ultimi 6 minuti, quindi, e poi un po' di stretching. Vi ricordo, visto che si era collegata, che venerdì c'è l'altra diretta con sempre le due DJ. Ripetiamo quello che abbiamo fatto la settimana scorsa e poi invece con Claudia ci vediamo sempre martedì. La settimana prossima, il nostro giorno è martedì, appuntamento fisso. Ok, allora, come vi ho anticipato prima, l'ultimo lavoro dura 6 minuti, sempre 3 esercizi, lo ripetiamo però 4 giri, non 5, quindi in totale sono 6 minuti. Andiamo a lavorare sul core, primo esercizio posizione di plank su mani, ora ve lo mostro, il ginocchio si dovrà... Ma perché non scrivono più? Dici che si è bloccato? No. Perché c'è sempre 92, mi pare strano. No, adesso io no, io vedo adesso 87, no. No, a me mi dà sempre quel numero lì, ho paura che il mio Instagram abbia dei problemi. Beh, però io ti sento e ti vedo, quindi... Vabbè. Ah, ok. Questi giorni qua ci sono degli errori di Instagram. Ah, ok. Dei bug, vabbè. Sì, beh, ieri in effetti c'è stata una diretta in cui c'erano problemi di connessione, non so di cosa. No, te lo dico perché è strano che sia sempre 92. Poi non vedo nessuno che scrive, quindi è per quello. No, io invece li vedo, forse ce l'hai tu. Sì. Sì. Ok. Vabbè, allora, tre esercizi ve li faccio vedere e poi abbiamo, dopo di questi 6 minuti abbiamo finito. Allora, primo esercizio, posizione di plank su mani. Vado ad avvicinare il ginocchio destro al gomito destro. Se ci riusciamo, anche attaccato, torno in posizione di plank, tutto il corpo in linea e vado dall'altra parte. Inspiro e fuori. Ok? Il ginocchio non è dritto, ma va laterale. Ok? Andiamo a lavorare anche con gli obliqui. Poi, secondo e terzo esercizio sono uguali, ma li facciamo su un gomito e poi sull'altro gomito. Quindi, da fermi in isometria, plank laterale sinistro, tutto il corpo in linea, guardo dritto avanti, perché se mi guardo i piedi il sedere va indietro e cado, perdo la linea. 20 secondi a sinistra e 20 secondi a destra. Ok? Questi 3 esercizi li ripetiamo 4 volte. Siamo pronti? Dai, che poi ci siamo meritati una bella doccia e la cena. Salutare naturalmente. Ok, faccio partire il tempo, iniziamo sulle mani. 3, 2, 1, via. Avvicino il ginocchio all'esterno e torno in plank. Braccio lo possiamo tenere.
curvilineo il corpo, non devo andare in giù e neanche in su. Pausa. Lato sinistro. Pronti? 3, 2, 1, go! Su bene, in linea. Fermi immobili. Pensiamo a qualcos'altro. Dai, 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 dai. Inspiro dal naso e fuori dalla bocca. Dai, dai, tengo. 3, 2, 1, pausa. Cambio lato, vado a destra. Vai, 3, 2, 1, via. Tengo bene. Linea il corpo, non devo andare giù col fianco, verso il soffitto, come se ci fosse un filo che mi tira. Mi fa mal di schiena a me a fare questo esercizio. Lo so, è duro. Pausa. Ricominciamo col primo. Abbiamo gli ultimi due giri. Pronti? Via! Siamo a metà, 10 secondi! Pausa! Fianco sinistro! 3, 2, via! Per chi fa fatica a farlo sui piedi, lo può fare anche sulle ginocchia, così. Appoggiate le ginocchia e le gambe indietro. Tengo bene, lascio sempre il corpo in linea. Pausa. Fianco destro. Anche di qua ve lo faccio vedere sulle ginocchia. 3, 2, 1, via, tutto il corpo in linea, non devo andare fuori con il sedere, dritto l'addome, 10 secondi, grandi, pausa, ultimo giro. 2, 1, via! Basta, mi fa male la schiena. Dai, avviciniamo il ginocchio al gomito! Io stop, mi fa male la schiena. Pausa! Sei, Claudia? Insomma lì schiena. Ah, ok, ok, fermati, fermati. Pronti? Vai! Sul fianco. Mi dà fastidio. Allunga un po' la schiena, Claudia. Vediamo. Dai che c'è questo dall'altro lato e abbiamo finito. Pausa. Ok. Dopo vi faccio vedere gli esercizi per allungare la schiena. 3, 2, 1, via! Ancora 10 secondi alla fine! Dai, dai, teniamo duro! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bravissimi! Grandi! Benissimo. A me si è bloccato tutto comunque. Adesso facciamo un po' di esercizi perché sicuramente ci sarà qualcuno che magari ha il tuo stesso problema, un po' di rigidità a livello della parte lombare. No, ma parlo che si è bloccato tutto Instagram anche. Ah, si è bloccato tutto? Ah. Però io, noi ti vedevamo comunque, forse tu no, non vedevi. Sì, ma... No, aspetta un attimo, mi tolgo dalla diretta un secondo, provo a rimandarti la richiesta. Sì. Allora ragazzi, com'è andata? Ci siamo ancora? Sei morta, Siri? Ciao Chiara!
Ok, mi ha rimandato la richiesta. Claudia, ok, aggiungi. Ho toccato tutto. Ciao Gabri. Tutto. Ciao Miki. Grandi. Ciao Franci. Ti te l'ho scritto bene, bello, la Elena, Dani, bene, ok. Allora, finché sono qua a parlare un attimo, allunghiamo un attimo la parte alta. Mano dietro la testa, braccio piegato, tiro giù il gomito e guardo avanti. Sollevo bene, dato l'anima. Sollevo bene la scapola. No, a me solo quelli laterali mi fa male di schiena. Ma magari dopo, quando ci sentiamo per telefono, vabbè, ti dico un po' di esercizi da fare per... Dopo comunque vi faccio vedere lo scarico della schiena. Cambiamo braccio, allunghiamo bene, che abbiamo lavorato anche di spalle e abbiamo fatto i dip sulla sedia per i tricipiti. Grazie Betty. Allora, vado sul tappeto, tu Claudia stai pure lì se vuoi. Allora, pancia in su, andiamo a scaricare la schiena perché abbiamo fatto anche i salti. Quindi ginocchia al petto. Tiro bene le ginocchia al petto e butto fuori l'aria dalla bocca. Inspiro, rilascio, fuori l'aria e tiro. Inspiro, rilascio e fuori. Spen, non svengo. No, dai. Fuori bene l'aria e inspiro. Poi adesso ti ricarichi col pesce, Claudia. Sì, ho una fame. Pancia in giù. Sedere glutei sui talloni, senza staccare il sedere, ci allunghiamo bene in avanti scivolando con le mani. Andiamo bene ad allungare e espirare dalla bocca. Questi esercizi li potete fare anche la mattina quando vi svegliate. Poi posizione di quadrupedia, andiamo a fare il gatto cammello. Inspiro in arco sulla testa. Fuori l'aria, giù la testa e faccio la gobba. Inspiro in arco sulla testa, fuori, salgo con la gobba. Rilassiamoci, recuperiamo il fiato. Ah, qua ho girato tutto. Poi, per allungare il quadricipite che abbiamo fatto tanti squat e squat col salto, si può fare o a terra pancia in giù con una gamba per volta o tutte e due insieme, così ci rilassiamo anche a terra, oppure chi preferisce lo può fare in piedi così, oppure appoggiandosi con una mano se manca un po' di equilibrio, anche se sarebbe meglio migliorare l'equilibrio. Cambio gamba e poi lo faccio con l'altra. Ok. Voi comunque, adesso quando interrompiamo la diretta, potete continuare a fare un po' di allungamento e stretching, magari se volete prendere spunto, come vi dicevo prima, dal video sulla mobilità che c'è su YouTube e sui IGTV. Su YouTube è un po' più carino perché c'è di sottofondo una musica rilassante. Ok? Bene, dai. Allora, vedo che alcuni ci hanno già lasciato, si vede che la cucina chiama, perché fra un po' è ora di cena. Ho una fame. Allora. Ok. Io vado in doccia prima. Vabbè, per forza, dai, se no. Sono come un capretto. Bene, allora, grazie a tutti di aver partecipato. Vi aspettiamo con la Claudia la settimana prossima. Vi prepareremo un altro bel allenamento. Ma sempre 17:45, vero? Sì, adesso vediamo se tanti ricominciano a lavorare, non lo so. Si può fare, vediamo anche alle 6, vediamo anche in base alle richieste che abbiamo, cosa dici? Sì. Insomma, tanto per noi un quarto d'ora non credo che cambi più di tanto. Ali, stai calma con la cioccolata che fa ingrassare. Dai, dopo aver fatto allenamento, cavolo. Ciao a tutti, ciao Chiara, ciao Miki, grazie ragazze. A tutti, grazie. Ci vediamo martedì.
Ciao, ciao Giorgia. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie Dania, Claudia. Dopo ti chiamo che ti faccio vedere qualche esercizio per la schiena. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.